Nuovo spazio dedicato alle Quirinarie, alle elezioni del Presidente della Repubblica. Siamo anche su Facebook, siamo su LinkedIn e su YouTube. La notizia è di poco fa: il centrodestra si astiene nel sesto voto, quello che è iniziato da un paio di minuti. PD, Movimento 5 Stelle e LeU, Liberi Uniti, voteranno scheda bianca. Dunque, benvenuto Presidente, ma mica tanto, mi sembra che insomma si stia facendo il possibile e l'impossibile per non dargli il benvenuto. Ne parliamo con l'ospite che abbiamo già in collegamento, Vittorio Emanuele Parsi. Professore, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi. Allora, partiamo qui. Oramai il titolo nostro è già vecchio, Casellati non ce la fa, era riguardante le 14. La notizia è che adesso il centrodestra si astiene con Lega e Fratelli d'Italia che dicono: noi siamo stati leali nei confronti del voto al presidente del Senato Casellati e quindi puntano il dito contro il centrodestra. Ma questi sono tecnicismi su cui magari andiamo tra poco. Intanto le chiedo che idea si è fatta di di questo momento, insomma, di questi giorni in cui un accordo evidentemente è ancora lontano. Professore. Diciamo che proprio in termini di strategia parlamentare non si vede, non dico nessun Wellington, ma neanche nessun Napoleone qua, o viceversa, nel senso che se ci pensate, Salvini per un eccesso di sicurezza le ha sbagliate tutte. Adesso volano gli stracci nel centrodestra. Detto ciò, mi sembra che i nomi che sono stati fatti fino a questo momento come candidati su cui hanno chiesto di votare non fossero all'altezza, per cui francamente, certo, c'è più probabilità che di avere un presidente se lo estragga una sorte se continua così, perché quelli non votano, quelli si astengono, gli altri votano scheda bianca, non lo so, chiederemo a chi passa per strada se vuole eleggere il presidente, perché francamente in una situazione del genere si vede proprio la scarsezza tecnico-politica di questa classe dirigente. Uso un'espressione che è assolutamente, diciamo così, un wishful thinking come il vostro benvenuto presidente, ecco. Eh sì, direi proprio di sì. Quindi, insomma, professore, l'idea è che forse nemmeno la Casellati fosse un nome su cui il centrodestra abbia creduto per davvero, per quanto diciamo nella giornata di ieri e di oggi sembravano appunto volessero fare un all-in, per citare un'espressione anche un po' pokeristica, nei confronti di questa figura che, ricordiamolo, insomma, non è a, se vogliamo guardare il curriculum recente, dice Presidente del Senato. Se andiamo un po' più indietro, ci sono un po' di motivi, magari su cui il centrosinistra ha voluto appellarsi per respingere l'idea che forse fosse una figura malleabile, diciamo così, nel momento in cui fosse salito al Quirinale, nel momento in cui poi c'è magari da cambiare la legge elettorale e fare in modo che alle prossime elezioni ci sia un vincitore, diciamo, solido, che poi è quello che serve all'Italia, stabilità. È anche vero che l'anno che arriva sarà molto delicato sul fronte di più argomenti, PNRR, chiedo scusa, e non soltanto, ho messo forse fin troppi argomenti sul tavolo. Professore, per chiudere sulla questione, diciamo così, Casellati e i nomi che sono stati fatti fino a questo momento. Guardi, Casellati aveva sostenuto ai tempi appunto che la nipote di Mubarak era proprio lei, per cui insomma mi pare che insomma stiamo eleggendo Presidente della Repubblica, non è che stiamo eleggendo l'amministratore del condominio, per dire una cosa seria ma non drammatica. E dall'altra parte vi faccio presente anche che non si, un Presidente del Senato che ha il cellulare acceso mentre si fa la spunta dei voti, non è dignitoso, credo, non so, sono cose che non si fanno, capisce? Cioè, il problema è che mi pare che già essendo arrivata Presidente del Senato, la Casellati abbia, diciamo così, realizzato ancora una volta la legge di Murphy, in questo Ricordiamo, caso magari non tanto. prof, chiedo scusa se ti interrompo, ricordiamo che la Casellati è stata nominata Presidente del Senato con l'appoggio del 5 Stelle in modo tale che ci potesse essere Fico, no? Presidente, come Presidente della Camera, e così è stato, Sì, però aggiungerei. va detto, non ha, non sem cioè, mi pare che
Fico che no, con tutta la sua inesperienza rispetto al gran doppio nome e cognome di un grande, Sì. di un membro di un importante studio di avvocati, si è sempre comportato in maniera irreprensibile, e lo dico senza avere nessuna simpatia per quella parte politica. Certo. A me pare che il problema oggi sia per poter avere ancora Draghi, Presidente del Consiglio, sia avere un Presidente della Repubblica di una tale levatura che Draghi lo possa accettare senza pensare di essere umiliato da una scelta diversa da quella per cui lui si è autocandidato. E i nomi sono pochissimi, diciamocelo chiaro e tondo. Uno di questi chiaramente è il Presidente Mattarella. E l'altro, secondo me, parliamo. Io vedo e continuo a vedere bene, nonostante le probabilità basse di essere eletta, l'ambasciatrice Belloni, perché ha Esatto, comunque un Belloni, sì. profilo di altissima levatura istituzionale, assolutamente non politico. Sarebbe un servitore dello Stato e una donna, oltretutto, appunto, ma non una donna scelta così come mi dia 2 etti di pesce, cioè una donna, quella donna, che ha tutte le caratteristiche per poter fare una cosa del genere. Probabilmente non lo sarà, però insomma, dobbiamo stare in quest'ambito qui, secondo me, e non tirare fuori nomi usurati o di fantascienza. Poi, guardi, lei sa meglio di me, appunto, un Parlamento in cui il gruppo misto è il primo gruppo parlamentare, ecco, lei capisce bene che. Allora, guardavamo anche il titolo del Corriere, Meloni accusa, noi Lega le ali, altri no. Aggiungo che insomma, nel curriculum della Casellati c'è anche insomma, la questione che si è sempre schierata contro, poi si può discutere o meno che sia giusto o no, ma è contro l'interruzione volontaria della gravidanza, quindi anche contro la pillola abortiva. In passato si era anche parlato degli utilizzi insomma, dei voli di Stato per viaggi diretti insomma in Sardegna, quindi non voli che non. Ecco, Necessità e urgenza. grazie professore che mi è venuta mi è venuto in aiuto. Insomma, sicuramente ci sono dei motivi su cui il centrosinistra si può appellare. Se la questione è donna, il professore ha appena detto insomma, un nome sicuramente spendibile di cui si parla da un po', Elisabetta Belloni. C'è da capire se il centrosinistra ha detto no, anche perché forse è una figura troppo vicino al centrodestra. Chissà un Gianni Letta come verrebbe accolto e chissà qual è il motivo per cui non si è ancora stato proposto ufficialmente, ma io le chiedo, professore, lei che appunto osserva anche le dinamiche internazionali, come viene visto da fuori, insomma, questi lavori in corso negli altri paesi, in Europa, questi lavori in corso nel Quirinale? Finora io mi sono imbattuto in approfondimenti tipo l'Economist che dice guai se Draghi dovesse andare al Quirinale, ci serve a Palazzo Chigi perché c'è da gestire gli aiuti e l'Italia è uno dei primi paesi a riceverne appunto dal fondo di emergenza. Qual è l'idea che si è fatta l'Europa di queste votazioni in corso in Italia? Allora, su un punto va detto molto chiaro, cioè in Europa e nel mondo si ha un atteggiamento, tra le democrazie chiaramente, tra i nostri partner naturali, più rispettoso della sovranità dei paesi e delle costituzioni di quello che noi spesso, di quello su cui noi spesso ragioniamo. Mi spiego. L'Italia è una repubblica parlamentare. Questo significa che il capo dell'esecutivo è il primo ministro, il che implica che se noi mandassimo Draghi al Quirinale, Draghi potrebbe, nella nostra convinzione, nella convinzione di molti osservatori italiani, garantire chissà che cosa sul quadro politico interno. Ma in realtà, dal punto di vista internazionale, al G7, al Consiglio europeo, ai vertici tra i capi di Stato e di governo della NATO, partecipa il primo ministro, è lui il garante. Allora mi sembra che tutto questo dibattito italiano che a lungo c'è stato sul fatto che mandiamo Draghi al Quirinale, così di fatto poi lui nomina il primo governo, facciamo una specie di trasformazione surrettizia di una repubblica parlamentare in una repubblica, boh, non so come chiamarla a questo punto, no? Parapresidenziale, Sì. no? Ecco, è una cosa che non si può sentire. Gli altri sono più seri.
Lei si immagini cosa sarebbe un vertice in cui il premier italiano dice mi manda Mario, ma che senso ha? Oltretutto, su PNRR, guardi, in un paese in cui, un po' come dappertutto, ma da noi un po' di più se vuole, no? Tutti si sentono Machiavelli e Richelieu e non sono neanche Mazzarino, voglio Sì. dire. E dall'altra parte, in cui il successo ha mille padri e l'insuccesso è sempre orfano, questo PNRR, che non è ancora stato messo a terra, che non sarà neanche messo a terra entro la fine della legislatura completamente, perché poi i fondi vanno oltre la fine di questa legislatura, ha bisogno drammaticamente che chi l'ha proposto e di fatto l'ha costruito, perché il governo l'ha costruito praticamente senza consultarsi con il Parlamento, non dimentichiamocelo. Allora, voglio dire, è abbastanza singolare che il Deus ex machina per molti aspetti del PNRR debba o voglio o possa essere spostato dal punto in cui avrebbe la leadership l'onore e l'onere di portare a casa tutta questa faccenda, di chiudere questa faccenda, chiuderlo entro i termini della legislatura, per quello che si può fare nella legislatura. Quindi a me sembra che sia importante che Draghi sia lì a finire quello che stava facendo, venga messo nella condizione di poterlo fare. Per poterlo fare c'è bisogno di un presidente la cui elezione non spacchi la maggioranza. Devo dire che purtroppo, a mio avviso, Draghi ha concorso a costruire questa situazione un po' complessa con quella sua autocandidatura. A mio avviso, era sbagliato come metodo, era sbagliato come sostanza, era sbagliato come forma. Ma siccome l'uomo è un uomo intelligente, è un servitore delle istituzioni, sono convinto che se viene messo nelle condizioni di poter continuare a fare quello che stava facendo, senza perdere l'onore, per così dire, o la faccia, lo farà un sacrificio delle sue ambizioni e andrà avanti a fare quello che stava facendo. Ritiene possibile che si stia avvicinando e che sia meno impossibile rispetto a quando abbiamo iniziato con la prima votazione l'ipotesi di un Mattarella bis? Meno impossibile perché se il Parlamento comunque lo vota, Mattarella dovrebbe fare, il presidente Mattarella dovrebbe fare un gran rifiuto. In una condizione come questa, una condizione in cui abbiamo una pandemia che non è stata ancora completamente debellata, abbiamo comunque un sistema economico che, parliamoci chiaro, quando si dice siamo tornati al 19 per gli ordinativi, per il PIL, per le batte alla pesca, Sì. ma non per l'occupazione. Non per neanche per i livelli di povertà, che già erano alti, inaccettabilmente alti, la disoccupazione e la povertà. Nel 19 siamo peggio. C'è una situazione internazionale che conosciamo tutti, con un rischio escalation in Ucraina che non è che si è fermato perché noi non ci stavamo pensando. C'è la situazione nel Mediterraneo che è quella che conosciamo. Mi pare che non siamo nelle condizioni, no? Di poter non chiedere al presidente Mattarella un sacrificio. Io sono convintissimo che lui non aspiri a questo, ma ha ragione, perché appunto, essendo uno che conosce la Costituzione e non pensa che la Costituzione si possa tirare come l'elastico delle mutande, scusate l'immagine, allora a un certo punto sa che nell'intenzione dei padri fondatori quel settennato era un settennato unico concettualmente, proprio perché è già lungo. Non ci dimentichiamo che in un sistema diverso come quello francese, che è un iperpresidenzialismo, che si chiama semipresidenzialismo per convenzione, ma è un iperpresidenzialismo, nel momento in cui si verificò per la prima volta il doppio settennato di Mitterrand, si decise poi di ridurre il mandato del presidente a 5 anni, proprio perché 14 anni sono una cifra lunghissima. Chiaro che Mattarella idealmente lo farebbe per il tempo che ritenesse necessario, ma anche qui, sempre nell'interpretazione del galateo costituzionale e della forma che è sostanza nelle leggi normalmente, ognuno di noi che fa una svista sa cosa succede, ha maggior ragione nella Costituzione che è la legge delle leggi, insomma. Ecco, a me sembra che ci sia questa sciatteria nel trattare le cose, non dico da parte di alcuni organi di informazione, ma dei protagonisti politici. Cioè, stiamo parlando del doveroso rispetto per alcune norme, per le norme, per i simboli della nazione, via discorrendo, che non possono essere trattati come il pesce al mercato, con tutto l'amore per il pesce e tutta la stima per il mercato.
accennato al conflitto Russia-Ucraina, da osservatore anche attento a questo genere di dinamiche, insomma, da geopolitologo, ritiene che il rischio sia davvero reale che si arrivi a uno scontro militare quasi novecentesco? Beh, una guerra tra grandi potenze frontale aperta nell'era termonucleare, che continua a esistere, la vedo altamente improbabile e le direi impossibile, guardandola così. Altrettanto mi sembra, altrettanto, un po' meno impossibile, ma comunque abbastanza improbabile, mi sembrerebbe anche un'invasione, diciamo, vecchio stile, come diceva lei, dell'Ucraina. Da parte della Russia, però uno che di guerra se ne intendeva, che si chiamava Karl von Clausewitz, ci ricordava che la guerra tende agli estremi, cioè quando si inizia a sparare, per così dire, o si iniziano a ci si avvicina, diciamo, a quelle situazioni che non sono ancora conflitto, ma che ipotizzano, ma che prevedono, vedono in campo un aumento della tensione, aumentano, diciamo così, i costi. E quando i costi aumentano, noi siamo disposti a pagare un prezzo più alto. Non è diverso da quello che succede in un mercato, no? In cui oggi quel prezzo le sembra impossibile, nel momento in cui ha iniziato a sostenere dei costi, quel prezzo le sembra più ragionevole. Allora il rischio è proprio questo. Russi e noi, i russi e noi, abbiamo una visione opposta su cos'è reversibile o non reversibile, accettabile o non accettabile. Dell'ordine uscito dalla fine della guerra fredda, abbiamo una concezione diversa del rispetto della sovranità dei paesi terzi, pur scontando le dosi di ipocrisia di ognuno, ci mancherebbe altro. Questo rende le cose molto complicate. Quello che i russi chiedono è di fare dell'Ucraina, di riportare l'Ucraina, diciamo così, nella loro sfera di influenza e di poterla mantenere anche una volta per tutte. E chiedono anche di diminuire la presenza militare della NATO in paesi membri della NATO. Questo, lei capisce, è inaccettabile Certo. sia al primo che al secondo caso. Ma quindi, parlando, si potrebbero trovare delle vie d'uscita onorevoli in cui si parla d'altro e magari intanto si riducono gli armamenti, si stabilisce reciprocamente, mutuamente, di togliere certi sistemi d'arma. Dall'enclave di Kaliningrad, come dai paesi baltici, come dai paesi balcanici, ma questo non ha nulla a che fare col venir meno della garanzia della NATO rispetto ai suoi stati membri, che fondamentalmente si basa sul fatto che se anche invadi la Romania, finisce che tu fai dei morti in altri paesi e l'automatismo dell'alleanza è garantito. Guardate che durante la guerra fredda la garanzia dell'alleanza era che se volevi invadere l'Europa occidentale dovevi fare 100.000 morti tra i soldati americani, e a quel punto era matematico che avreste avuto una ritorsione massiccia. Per cui, insomma, non c'è da scherzare col fuoco su queste cose, però bisogna essere chiari, evitare equivoci, essere fermi e non fare provocazioni. Questo vale per noi e vale per i nostri amici russi. Prima di salutarci, professore, torno al tema di Benvenuto Presidente. Non potevo non fare una domanda al geopolitologo Vittorio Emanuele Parsi sulla questione Russia-Ucraina. Tornando alla questione del Quirinale, mentre intanto si contano le schede, ma già sappiamo che per la sesta votazione sarà nulla di fatto: scheda bianca per il centrodestra, scheda bianca anche per Italia Viva e Partito Democratico. Sappiamo che al momento si è creata questa sorta di frattura del centrodestra perché la Meloni sostanzialmente ha accusato il Forza Italia di avere all'interno franchi tiratori. Scartata l'ipotesi della Casellati, qualcuno dirà meno male, qualcuno invece dirà peccato. I nomi che rimangono quali sono? Casini, Mattarella, Belloni, lei su quale punterebbe, diciamo, l'euro educato e l'euro meno educato? Così, se dovessi pensare al bene del paese, io punterei su Belloni. Insomma, fermo restando l'ipotesi Mattarella, chiaramente, che sarebbe per molti aspetti a questo punto la cosa comunque migliore. Il presidente Mattarella è giustamente ben amato in maniera multipartisan, per così dire. Mi faccia però dire una cosa che credo che sia ancora più importante, piuttosto che Prego. da parte mia, che non fare il toto noi, perché io sono un po' scarso su queste cose, ma le direi,
In fondo la frattura del centrodestra si è materializzata per il fatto che c'è un centrodestra che è un pezzo nel governo e un pezzo nell'opposizione. Salvini è quello che è rimasto con le mani bruciate perché era la materializzazione della lega di governo e di opposizione. Molto più importante è che non si rompa la maggioranza che sostiene il governo. Quindi rispetto alla rottura del centrodestra, la rottura di questa intesa, per quanto costretta, diciamo così, tra centrodestra e centrosinistra, per l'interesse del paese è peggio. Perché il centrodestra è unito fittiziamente nel momento in cui ce n'è una parte al governo e una parte all'opposizione, mentre il governo di unità nazionale c'è. Per cui io mi concentrerei su qualcosa che consenta di mantenere la maggioranza che sostiene questo governo e consenta a questo premier di poter restare alla premiership. In questo senso, appunto, Mattarella o Belloni mi pare che siano i due nomi più facilmente impiegabili, anche più di Casini, onestamente. Professore, grazie, buon proseguimento, buon lavoro, buon fine settimana e alla prossima. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie davvero a Vittorio Emanuele Parsi. 17:23. Il borsino di Open, secondo il... scusate, il borsino di Open, la testata di Enrico Mentana, vede per Ferdinando Casini in testa, ma questo era il borsino di questa mattina alle 8. La sensazione è che forse possa essere ancora valida come, diciamo così, percentuale: 55%, Draghi 25%, Belloni 15% e poi Cassese. Sta di fatto che quello che sta accadendo adesso è semplicemente lo scrutinio, insomma, della sesta votazione. Casellati non ce la fa, e questo è il titolo vecchio. Cerchiamo anche di osservare, eccolo qua, stop Casellati, Meloni accusa, noi Lega Leali, altri no, e adesso alla sesta votazione il centrodestra si astiene, scheda bianca da PD, Movimento 5 Stelle, Leu e Renzi, caccia ai 59 franchi tiratori che secondo Repubblica sono una settantina, qui invece evidentemente secondo il Corriere sono un po' di più. Il live, eccolo qua, 17 ripartiti, partita la votazione, quindi scusate, non è in corso lo scrutinio, ma la votazione, lo scrutinio avviene successivo, avviene successivamente, errore mio, ma sostanzialmente cambia poco. C'è stata la riunione PD, Movimento 5 Stelle, Leu, silenzio a destra, e dunque le notizie rimangono sostanzialmente queste. Sul mercato, per chiudere e prima di augurarvi, di augurare anche a voi buon fine settimana, i mercati continuano a scambiare negativi, ma non così negativi come li abbiamo osservati fino a metà di questo pomeriggio. -1,1 Milano, -1,3 il DAX, -1% tondi tondi per quanto riguarda Parigi. Questo è anche e soprattutto dovuto all'inversione da parte di Wall Street, che al momento adesso torna a essere completamente positiva. Lo Standard & Poor's guadagna lo 0,8, il Nasdaq molto più vivace, più 1,6%, e parlo del composite, il Dow Jones più 0,16%, reazioni che si vedono, che non si vedono sulle materie prime. Il petrolio è a ridosso degli $88 al barile, l'oro a $1,785 l'once. Il Bitcoin continua a essere in area 37.000, sul Forex il dollaro è a 97,11, dunque ancora piuttosto forte, con euro-dollaro 1,11,6. Il borsino dei migliori e peggiori a Piazza Affari, alla fine Inuit con 1+1,8, era +1, Leonardo più 0,78, Saipem arriva fino a quasi 4,6, oltre 4,7 punti percentuali di vendite, Biperbanca -3,7, CNH -3,2, A2A -2,9%. Dunque, come detto, è il Nasdaq in particolare che aiuta le borse europee a ridurre le perdite e a Wall Street a portarsi in territorio positivo. Apple guadagna il 5,7% grazie alla trimestrale e a un balzo che gli permetta di andare a provare ad agguantare la media mobile a 50 periodi, ma anche Google è positivo, più 2%, Amazon più 0,9%, Facebook più 1,4%, Microsoft più 1,3%, Nvidia più 2,7%, Tesla, anche Tesla vira positiva e va a riagguantare la media mobile a 200 dopo il -11,5 della vigilia. Anche occhio anche a Netflix, che rimane nella sua island post gap down in area $380 ad azione. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie alla regia, buon fine settimana, torniamo lunedì a partire dalle 8 con gli approfondimenti, dalle 9 con la diretta, e allora grazie ancora, alla prossima.